Buongiorno a tutti quanti e buona domenica. Questa è una domenica importante nel mondo del cristianesimo. Si festeggia e si ricorda l'ingresso trionfale di Gesù in Gerusalemme e tutti gridavano Osanna, che significa Dio salva, Dio salva. E Dio realmente sta salvando, Dio realmente è venuto e Dio realmente ci ha dato le armi per essere salvati. Da 3 settimane abbiamo iniziato questa serie di predicazioni che ci preparano per la Pasqua e abbiamo cominciato parlando della Quaresima, che è il tempo di 40 giorni che i competentes, i battezzanti della Chiesa primitiva avevano prima di essere battezzati. E abbiamo visto che durante questi 40 giorni venivano fatte solamente quelle che si chiamano le discipline spirituali, per cui la preghiera, il digiuno, lo studio, la memorizzazione, il silenzio, la solitudine, eccetera. Ma che queste attività anche per noi, come credenti dell'anno 2017, possono essere utili, anzi sono quelli che servono per allenare i nostri muscoli spirituali. Ma avevamo visto anche la settimana scorsa che nel momento che noi stiamo facendo tutte queste belle cose, tutte queste belle discipline spirituali, non è che siamo esenti dal peccato, non siamo esenti dalla tentazione, anzi, proprio Gesù ha dimostrato che nel bel mezzo delle discipline spirituali, quando lui era ritirato nel deserto per digiunare e pregare, è proprio lì che il diavolo, che Satana, attacca con le sue tentazioni. Se ricordate, abbiamo detto che Gesù è stato il nostro modello in tutto e noi dobbiamo prendere da Lui tutto quanto, e che tutto quello che ha fatto è stato fatto per lasciarci un segno, per lasciarci un avvertimento, ma soprattutto la soluzione a tutto questo. Il segno era: preparati per annunciare il Vangelo. Dobbiamo essere preparati, dobbiamo essere allenati, dobbiamo essere pronti per annunciare il Vangelo a molti. Il secondo era un avvertimento, che significava che anche quando siamo nel deserto, anche quando stiamo lottando contro la tentazione, il Signore non è che non ci vede, ma è lì al nostro fianco. E il terzo era la soluzione che aveva usato Gesù. Ad ogni tentazione di Satana, lui aveva risposto con un verso della parola di Dio, con un verso tratto da Deuteronomio: conosci la parola di Dio per vincere la tentazione. Gesù si è esposto deliberatamente alle tentazioni nel deserto, ci è andato proprio per noi, ci è andato per dimostrare che noi, come uomini e donne, possiamo vincere la tentazione, possiamo vincere Satana, possiamo vincere il mondo. Ma non ha soltanto vinto, è uscito da esso per fornirci delle armi. Infatti la predicazione che di questa settimana si chiama Le armi per vincere. Per vincere il mondo, per sconfiggere il diavolo, per sconfiggere e per lottare contro la tentazione. Come uomini e donne di questo mondo non saremo mai esenti dalla tentazione, non saremo mai esenti dal peccato. È fuori di luogo, è impossibile non peccare, ma possiamo peccare di meno e possiamo essere salvi dalla tentazione se usiamo le armi che Dio ci dà. Ora, nella mia Bibbia, il capitolo 4, che è quello della tentazione, fa bella vista insieme con il capitolo 5. Voi avete, vedete che vi ho fatto una fotografia, mi dai la mia slide? Una foto di come esce nella mia Bibbia, ok? È così. Io ho da un lato la tentazione e dall'altro il primo insegnamento, il primissimo insegnamento di Gesù. E quando stavo preparando la predicazione sulla tentazione, ogni tanto buttavo l'occhio dall'altra parte del foglio e vedevo che tutto quello che erano le tentazioni di Gesù venivano risposte nel suo primo insegnamento. Per cui Gesù è entrato con un proposito di darci delle armi, ci aveva spiegato il come vincere le tentazioni, rimanendo vicino a Lui, sapendo che non ci abbandona, sentendolo vicino
e memorizzando i passi della Bibbia, memorizzando i passi della parola di Dio, e dall'altra parte sul sermone sul monte ci stava dando il perché. Nella tentazione nel deserto ci diceva il come, e nel sermone sul monte ci diceva il perché possiamo vincere la tentazione. Nel deserto, vi ricordate, abbiamo detto che Gesù aveva incontrato se stesso, aveva incontrato il suo cuore di uomo. Lui in fondo sì era Dio, ma era dentro il fisico di un uomo, era dentro un fisico come il mio e come il tuo. Aveva sperimentato quello che nessun credente fino ad allora aveva sperimentato, la tentazione diretta di Satana, ma diretta. Abbiamo detto la settimana scorsa che il diavolo è uno, non è in tutti i posti, per cui può essere che qualche volta è il diavolo che ti tenta, ma la parola dice che noi più spesso siamo tentati dalla nostra concupiscenza. Il diavolo in questo caso invece era una figura reale, presente, che stava tentando Cristo. Nel deserto aveva affrontato quello che i credenti di tutte le epoche si sarebbero trovati ad affrontare negli anni successivi. Aveva sperimentato quello che ciascun credente da allora in poi aveva affrontato. Che cosa? La fame. Aveva digiunato. Ricordate, abbiamo visto la fame. Poi vedremo di che tipo di fame i credenti possono essere affetti. E cosa gli aveva tentato? Cosa gli aveva tentato il diavolo? Trasforma queste pietre in pane. Aveva sperimentato la paura per la propria vita. Vi ricordate, l'aveva portato sul pinnacolo del tetto. Vi ricordate che Gesù era Dio, ma Gesù era un uomo, e mentre essere messo sul pinnacolo, fisicamente sul pinnacolo del tempio, il tempio era alto, è proprio una paura di cadere, la vertigine. E infine aveva sperimentato la fama o la mancanza di fama. Perché? Perché gli aveva detto: sarai osannato da tutte quante le genti del mondo, mentre Gesù sapeva benissimo che per fare quello che voleva fare sarebbe stato disprezzato da tutte le nazioni del mondo, da tutte le genti del mondo. Ora non so quanto, perché non lo dice il passo, non so quanto tempo sia trascorso tra il deserto e il sermone sul monte, ma penso che Gesù avesse ancora in mente tutto quello che aveva provato in quel deserto, perché ha risposto perfettamente a ciascuna delle risposte. La prima era la fame. Se volete potete aggiungere, il settore italiano può aggiungere la fame italiana, là non si vede bene, ma avete quello che vedete là sopra è lo stesso che avete. La tentazione era stata questa: dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore, avvicinatosi, gli disse: se tu sei figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino dei pane. Ma egli rispose: sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. La fame è uno stato umano. È uno stato umano che fortunatamente molti di noi non hanno mai provato, ma che forse qualcuno da questa parte ha provato. La fame fisica, la fame di non avere il cibo per mangiare, che ti impedisce qualsiasi altra azione, perché quando hai fame non pensi a nient'altro che hai fame. Quando hai fame non puoi fare niente, perché oltre che sei debole non vuoi altro che mangiare qualche cosa, non riuscirai a fare altro. La fame del mondo, sapete, non è una mancanza di cibo. La fame del mondo non è una mancanza di cibo, ma è un problema di mancanza di giustizia, perché viviamo in un mondo ingiusto. Se l'1% della popolazione mondiale detiene il 99% della ricchezza mondiale, non sono dati miei, sono dati dell'anno scorso di un'organizzazione internazionale che si chiama Oxfam, che si occupa proprio di studiare la fame del mondo. L'1% della popolazione mondiale detiene il 99% di tutte le risorse globali di questo pianeta.
c'è qualche cosa che non va. La fame non è per colpa della mancanza di cibo, ma per colpa della mancanza di giustizia. La tua fame può essere fisica. La tua fame può essere fisica. E mi auguro che nel momento che tu mi ascolti, in questo momento, tu non stai subendo questa fame. Voi che mi ascoltate qui, né quelli che ci ascoltano sul podcast, né quelli che ci vedono sul video. Perché in quel caso l'unica cosa per me sarebbe chiudere la chiesa e portarti a mangiare a casa. E darti qualche cosa vuoi per domani. Ma può essere anche una fame sociale. Una fame dovuta a quanto vale nel mondo, a quello come il mondo ti percepisce, a come ti vedono le persone attorno. Una fame dove tu non conti nulla, non conti assolutamente nulla, e i tuoi diritti vengono rigettati, vengono calpestati, e tu sei in balia di un mondo ingiusto dove l'1% detiene il 99% di tutto il resto. Ora, dove vai quando hai questo tipo di fame? Se hai un tipo di fame che è quella che dicevamo prima, se c'è possibilità cerchi cibo. Ma quando hai questo tipo di fame perché la gente ti rigetta, perché la gente non ti vuole, dove vai? Ricordati che Gesù ha vinto il deserto. Gesù ha vinto il deserto e la fame. E ora sul monte delle beatitudini ti dice questo: beati quelli che sono affamati ed assetati di giustizia, perché saranno saziati. Beati quelli che sono affamati ed assetati di giustizia. Anche la tua fame fisica è una conseguenza della mancanza di giustizia. E è giusto, se tu hai fame in questo momento, che sei arrabbiato. Ma Gesù ti dice: beati quelli che sono affamati, perché verranno saziati. Verranno saziati. Se sei credente, le persone guarderanno con te con una certa soddisfazione. Se le cose per te vanno male e vanno di male in peggio, credetemi, è un'esperienza personale, che ci sono persone che si sono aspettate che nella mia vita le cose andassero il più male possibile perché io avevo accettato questo. Vi ricordate il Salmo 42, il mio reset personale? Che cosa diceva? Il Salmo 42, il salmista diceva: dov'è il tuo Dio? Le persone gli dicevano: dov'è il tuo Dio? E le persone attualmente ci dicono ancora: dov'è il tuo Dio quando hai fame? Dove sta il tuo Dio? Gesù invece qua ci dice una cosa molto semplice: attenzione, i conti si fanno alla fine. I conti non si fanno a metà del cammino, ma i conti si fanno alla fine. Salomone conclude così il suo libro di Ecclesiaste. Ecclesiaste 12, 16, lo trovate là sopra, ma trovate anche nel resto del vostro cuore. Dio infatti farà venire in giudizio ogni opera, tutto ciò che è occulto, sia bene sia male. I conti si fanno alla fine, è alla fine che si diranno da solo. Quando hai fame per la giustizia, che non vedi nella tua vita, perché nella tua vita non c'è giustizia, allora sappi che Gesù ti promette, anzi ti assicura, che sarai saziato. E se lo dice Gesù, ci puoi credere. La seconda esperienza dolorosa delle nostre vite di credenti è questa: la paura. La paura. Gesù aveva avuto paura quando? Sul pinacolo del tempio, del tempio, come avevamo detto. Allora il diavolo lo portò con sé sopra nella città santa, lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse: se tu sei figlio di Dio, gettati giù, perché sta scritto, e gli darà ordine ai suoi angeli a tuo riguardo, e si riporteranno sulle loro mani. Ma perché non urti col piede contro il tuo piede contro il piede? E gli rispose altresì detto: non tentare il Signore di Dio. Ora, siamo onesti con noi stessi. Viviamo, come abbiamo visto, in un mondo che non ci ama. Non siamo, come cristiani non siamo. I nostri amici dall'Africa possono testimoniare,
a parte che vengono dalla Nigeria, in Nigeria non sono molto amati i cristiani. Io ho fatto il mio corso negli Stati Uniti con quattro pastori nigeriani, di cui un pastore e tutta la sua chiesa sono stati bruciati all'interno della chiesa. Il mondo non ci ama, il mondo non ci ama, il mondo non ci vuole. Viviamo in un mondo che non ci ama, che ci mette ogni volta sotto la lente di ingrandimento, che si aspetta che cadiamo per vedere se Dio interviene. Vediamo adesso con tutta la sua fede come fa, vediamo con tutta la sua fede il pastore che l'hanno messo dentro la chiesa e hanno acceso il fuoco, vediamo come lo viene a salvare dalle fiamme. E qualche volta noi stessi cominciamo a dubitare, ma il Signore c'è o non c'è? Interverrà o non interverrà? Stenderà le sue braccia per prendermi quando cado dal pinnacolo del Tempio, oppure starà facendo qualche altra cosa? Sapete, in queste condizioni nasce la voglia di mollare, di dire, ma sì, ma chi me lo fa fare essere credente? Ma chi me lo fa fare credere in Gesù? Ma chi me lo fa fare? Ma chi me lo fa fare? Io voglio uniformarmi al mondo, voglio essere come gli altri nella scatoletta che mi ha dato il mondo, in quel box, scegliere le stesse vie, fare le stesse cose che fanno gli altri, trovare le stesse scappatoie, trovare gli stessi shortcut, le stesse scorciatoie che si usano gli altri. Perché? Perché ci sentiamo sulla guglia del tempio, abbiamo paura, guardando giù diciamo sì, effettivamente è tanto alto e se casco mi faccio tanto male, allora sai che c'è? Io mi metto il paracadute del mondo, mi metto il paracadute del mondo e spero che si alza. E sì, sappiamo che Dio è potente perché l'abbiamo magari visto nella nostra vita, ma e poi se poi non risponde? E se poi invece di aprire le braccia io mi trovo sul selciato? Ti domando, dove vai? Dove vai quando ti senti così? Ti sei mai sentito così? Io mi sono sentito spesso così, sulla guglia del tempio. Gesù sul monte delle beatitudini ci ricorda due cose. Beati quelli che sono afflitti perché saranno consolati. Beati quelli che sono afflitti. Sapete che cosa significa beato? Beato è una frase che è diventata molto di chiesa. Significa semplicemente felici. Felici. Coloro che si trovano in queste situazioni saranno felici perché saranno consolati. Non ci sarà una lacrima che non verrà asciugata. Non esisterà una lacrima che stai versando in questo momento che non verrà asciugata. Apocalisse dice questo. Apocalisse. Dio asciugherà. Apocalisse 21:4. Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido di dolore, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Questa è una leggera, momentanea afflizione, dicevamo. Questo è il test, il banco di prova, è la camera di allenamento per la vita vera. Questa non è la vita vera. Questa non è la vita nostra. Noi non siamo fatti per stare qui, ma siamo fatti per stare con Cristo e con Gesù nella Gerusalemme terrestre. L'altra cosa che ci ricorda è questa. Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli. Poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. È un passo che non ci piace leggere. A me non piace sapere. Però Gesù è venuto per dirti le cose vere, non per dirti le cose belle. Gesù è più interessato al tuo carattere piuttosto che al tuo stato d'animo. Vuole sviluppare il tuo carattere.
non vuole farti stare bene, sì, vuole farti anche stare bene, ma tra le due cose la cosa principale, quella che prevale, è sviluppare un carattere che sia come il suo. Gesù ti sta dicendo una cosa: essere il mio discepolo non è facile, lo sai, te lo avviso, non sarà facile. Non ci saranno quelli che ti battono le mani, che dicono: ah sì, bello, sei diventato credente, ma davvero, ma che bravo, a meno che non sia un altro credente. Più di una volta ti porteranno anzi su un palazzo per buttarti giù, o in un'arena per farti mangiare dalle bestie, o in una gabbia per darti fuoco, o quante altre cose. Sai che c'è? Lo hanno fatto con me. Ricordati che lo hanno fatto con te. Ricordati tutto quello che hanno fatto con il re dei re, con il Signore dei Signori. E se lo hanno fatto a me, cosa credi? Che tu sei meglio? Tu passerai questi problemi nella tua vita? Mi auguro di no, ma potresti essere perseguitato. Lo faranno anche con te. Sappi che hanno trattato così anche coloro che parlavano di me prima che io venissi. I profeti che ancora non mi avevano conosciuto profetizzavano di me e li hanno trattati male, li hanno uccisi. E a me non mi avevano ancora visto. E tu che mi hai conosciuto, che mi vedi, che cammini con me ogni giorno, cosa ti credi che non faranno con te? Tu mi hai visto, tu hai visto la croce, tu hai visto la tomba vuota. Allora sii testimone e non avere paura. Sii testimone di me e non avere paura. Perché? Perché dice che dobbiamo rallegrarci e giubilarci perché abbiamo un premio grande, enorme, smisurato, incommensurabile, quando testimoniamo e siamo messi in croce come Cristo a motivo del suo nome. La terza esperienza difficile nei credenti, nella vita dei credenti, è questo: la fame, ovvero la mancanza di fame, ovvero la cattiva fama. Perché noi come credenti, come cristiani, non è che abbiamo una grande fama, siamo un po' i rompiscatole del mondo. Quanti, quando hai accettato Gesù, hanno detto: wow, che bello! Infatti ripercorri nella tua mente quello che è accaduto quando sei magari diventato credente in una famiglia atea, e sei andato a casa e ha detto a tuo papà, mamma, fratello: sai, ho accettato Gesù. Ti ricordi la faccia che ha fatto? Forse la scarpa che ti ha tirato, non lo so. Quanti ti hanno offerto da bere? Quanti ti hanno detto bravo? Quanti hanno voluto sapere di più? Il diavolo aveva provato anche quest'anima con Gesù. Aveva provato con la lusinga, lusingarlo con la fame. Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo, gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, e gli disse: tutte queste cose ti darò se tu ti prostri e mi adori. Allora Gesù gli disse: vattene Satana, perché sta scritto: adori il Signore Dio tuo e a lui solo credi. Satana, sapete, Satana non è intelligente. Satana non riconosce le cose prima. Satana non ha la capacità di sapere, non aveva la capacità di sapere quello che sarebbe successo a Gesù. Magari se lo augurava, ma non aveva la preveggenza di vedere. Però Satana sa leggere, e conosceva Isaia 53. Isaia 53:3. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, è aspreggiato e noi non ce ne facemmo stima alcuna. Satana sa leggere, Satana conosce la Bibbia, Satana probabilmente conosce la Bibbia meglio di me, anzi sicuramente conosce la Bibbia meglio di me. Satana sapeva che Gesù sarebbe che Gesù sapeva che sarebbe stato così, e alla fine ci prova dicendo: Gesù, ma chi te lo fa fare? Ma tu sei il re dei re, il Signore dei Signori, ma c'hai presente quello che ti faranno, perché sta scritto che te lo faranno?
accetta lo scambio, inginocchiati e io ti darò fama per tutto quanto il mondo. Tu sarai famoso per tutto quanto il mondo, sarai esonato, ci saranno folle oceaniche che si spostano per te. Chi te lo fa fare Gesù? Non digli la verità, Gesù, non dire la verità al mondo, falli stare bene, digli qualcosa che sarà piacevole, qualche cosa di dolce, qualcosa che li farà stare bene, non digli che non saranno salvi se non ti accettano. E d'altra parte, Gesù, non essere caritatevole, non essere dolce, non, ma batti i pugni sul tavolo, fatti valere, gonfiati, fai la ruota come fai il pavone, pavoneggiati, mostra quanto sei grande, pensa a te per primo, fai lottare l'uno contro l'altro, scatena le guerre, così che tu diventerai più ricco per avere il massimo di te, e tutti ti osanneranno. Vi sono familiari? Ci sono venti di guerra in questo momento, ci sono venti di guerra e si fa tutto per il proprio utile personale o per il proprio utile della propria nazione, per il nome che si porta davanti alla nazione. C'è mai stata una volta in cui saresti voluto contare di più? Ti sarebbe piaciuto entrare dentro un ufficio dove sai che ti dovevano dare una carta e che tutti fossero saltati sulla sedia in piedi e tu avevi detto: oh prego, accomodati, la carta tua è pronta, eccola. Quante volte ti sei trovato così invece che sei entrato dentro quell'ufficio sapendo che i tuoi diritti magari sarebbero stati calpestati e nessuno ti avrebbe dato quella carta di cui hai diritto, e avevi timore? C'è stata mai qualche volta in cui hai desiderato di avere vendetta contro colui che ti opprimeva, che ti aveva fatto del male, che negava i tuoi diritti? Dove vai quando provi queste tentazioni? Perché sono tentazioni. Tutti siamo tentati di dire: mi piacerebbe di fargliela pagare a quello che mi ha reso vita tanto difficile, mi piacerebbe proprio vederlo sotto i piedi, lo vorrei mettere. Dove vai quando invidi qualcuno che è potente e la sua fama? Gesù dice di andare da Cristo. Beati i poveri di spirito, perché di loro è il cielo. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati i misericordiosi, perché la loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i mansueti. C'è qualche animale che vi viene in mente? Mansueto, si dice in particolare di uno che è mansueto, dice il bue, si dice che è mansueto. Ma che cos'è il bue? È mansueto o è debole? È mansueto o è debole? Non è debole. Essere mansueti significa avere potenza in controllo. Questo è quello che ci dice Gesù. Tu hai la mia potenza, tu hai la potenza per fare qualsiasi cosa, tu hai la potenza esplosiva. Vi ricordate Dunamis, dinamite, potenza, questa grande potenza, dinamite, boom. Tu hai una potenza esplosiva dentro di te, la devi usare con mansuetudine, tu devi tenerla in controllo, tu devi controllare, perché tu hai il potere di controllare te stesso. E se tu controlli la tua potenza, allora sarai di testimonianza a me. Essere credente significa anche andare contro quello che dice la società. Anzi, sicuramente andare contro. La società che ti dice: fatti furbo, fatti furbo.
Chi pecora si fa, il lupo se la mangia. Questo è un... Adesso voglio vedere come la produce già. Chi pecora si fa, il lupo se la mangi. Fatti furbo. Tanto non lo viene a sapere nessuno. Passa col rosso. Evadi le tasse. Tanto. Metti uno zero di meno, dai. Chi se ne accorge? Gesù invece ti chiede di essere differente. Ti chiede di essere differente. Di avere potenza in controllo. Per essere tuo testimone. E afferma che la felicità, l'essere felici, non sta nell'essere uguali a tutto quanto il mondo e fare quello che fa tutto quanto il mondo, ma nell'essere come il Padre vuole, e saranno chiamati figli di Dio. Ti interessa essere figlio del mondo o figlio del creatore del mondo? Ti interessa essere dalla parte del mondo o dalla parte di chi il mondo lo ha creato? In conclusione, se Gesù nel deserto ti ha detto come vincere il diavolo stando vicino, cercando la sua presenza, anche quando ti sembra lontano, anche quando ti ritrovi dentro al deserto, studiando e memorizzando la parola di Dio nella tua mente, sul monte delle beatitudini ti spiega il perché. Perché i conti si fanno alla fine. Perché non devi tirare un subtotale adesso, perché se tiri un subtotale adesso sarai sicuramente scoraggiato, ma i conti si fanno alla fine, perché sarai in eterno consolato per aver corso il rischio di testimoniare di Cristo, di testimoniare di Dio. Perché l'unica fama che conta non è la fama del mondo, ma è quella che tu costruisci davanti al tuo Padre Celeste. Nel giorno in cui il mondo cristiano festeggia, ricorda l'enfasi trionfale con cui Gesù è entrato a Gerusalemme, voglio sfidarti. Se gridi Osanna la domenica, se gridi Dio salva la domenica, ma poi cerchi le vie rapide dal lunedì fino al sabato, il consenso del mondo, la fama del mondo, allora stai mancando la felicità che Gesù ti vuole dare. Stai mancando la felicità che Cristo ti dice c'è. C'è. Che ti garantisce però. Forse non arriverà ora, ma ricordati, i conti si fanno alla fine. I conti si fanno alla fine. Ma la via dolorosa del Golgota, porta a una tomba vuota che ha vinto la morte. È stata una via dolorosa, ma alla sommità di quel monte c'è una tomba vuota e la morte è sconfitta. La mia e la tua morte è sconfitta, ma c'è una cosa, devi essere pronto a percorrere quella via dolorosa fino in fondo, perché alla fine ti aspetta Gesù. Fermiamoci a pregare. Grazie Signore Gesù, ti ringraziamo di tutto quello che tu fai per noi, del come ci ammaestri, del come hai superato le difficoltà della vita, dimostrando che anche noi uomini possiamo, tramite la mansuetudine, tramite il potere, la potenza in controllo che tu ci dai. Se tu che mi hai ascoltato, sei stata colpita da qualcosa che hai sentito oggi, prega queste cose nel tuo cuore. Signore Gesù, io sono affamato, di giustizia, e io aspetto la tua giustizia, perché so che ci sarà giustizia e ogni lacrima verrà asciugata e ogni opera verrà fatta venire in luce alla fine, e io voglio che le mie opere siano dei brillanti davanti a me. Signore, ti prego di aiutarmi a non avere paura, di consolarmi anche durante il percorso. So che sarò perseguitato,
perché il mondo non mi ama e non ama di sentire la verità che solo te, la tua parola sa. E aiutami in questi momenti quando rompo. E alla fine, Signore, non voglio avere la fama del mondo, ma voglio avere fama davanti agli occhi tuoi. Voglio avere fame davanti agli occhi del mio Padre. E voglio percorrere la via dolorosa fino alla fine per ricevere il premio che mi spetta. Tutto questo lo prego in tuo santo.